processo Notav da processato a testimone. Che cosa è successo? Cosa sia successo nella testa del pubblico ministero io non lo so. So che è scattata automaticamente quando ho spiegato che la loro ricostruzione dell'evento, cioè che si stava svolgendo un atto violento con delle persone violente all'interno di questo edificio, quando ho smascherato questa versione, cioè ho detto che invece c'era un clima assolutamente sereno, sono stato indagato seduta stante, quindi sono diventato indagato seduta stante. Credo che questo sia accaduto per il semplice motivo che la mia testimonianza stava ribaltando la versione dei fatti ufficiale, perlomeno quella che era uscita fino a quel momento su tutti i giornali e lo stesso impianto accusatorio della Procura di Torino, cioè quella di un'irruzione violenta in un edificio privato. E che cosa si prova appunto ad essere dall'altra parte? Cosa si prova? Personalmente io sto ottenendo tantissima solidarietà dai colleghi e anche da, come dimostra la mia presenza qui, dallo stesso Festival del Giornalismo. Personalmente quindi io sono piuttosto sereno. Credo che non sia un problema mio individuale, credo che sia un problema dell'intera categoria, perché in quel momento c'ero io, ma poteva esserci chiunque. E quindi credo che la maggior parte dei miei colleghi, dei colleghi della mia età, di giornalisti che si sono formati molto sulla strada, nel raccontare delle storie anche qualche volta un po' difficili, avrebbero fatto la mia stessa scelta, quindi non credo di essere ovviamente un eroe, non credo di essere un martire o una vittima, credo che sia la categoria dei giornalisti che si deve interrogare su quello che è accaduto, perché ieri è accaduto a me e domani può accadere a chiunque altro.